Buongiorno a tutti i lettori di Rivera Sport, siamo in casa Virtus Sanremo con il presidente Gianluca Moroni, grazie di essere con me presidente per una bella notizia, no? Arrivata questa mattina proprio della sistemazione del piano di eliminazione dei vostri campi di grammatica, è contento presidente? Beh, ovviamente sì, no? Cioè, ci mancherebbe. Abbiamo avuto in questo anno il rifacimento dell'impianto di illuminazione. Adesso ho sentito ieri, ho visto sui notiziari online che hanno predisposto l'appalto per il rifacimento del manto erboso e quindi aspettiamo che lo facciano, ma avendo fatto già l'appalto è sicuramente un via verso la realizzazione effettiva. Quindi sì, siamo sicuramente contenti di questo, anzi ringraziamo l'amministrazione. Come nel comunicato scritto dalla società Virtus Sanremo 2011, avete ringraziato l'amministrazione comunale e anche l'assessore Faraldi. Sì, sicuramente sono persone che si sono impegnate in questi mesi per portare avanti questo appalto. E io sono sempre un po', diciamo, è giusto ringraziare, ci mancherebbe, perché quando uno fa qualcosa è giusto ringraziare. E credo però sia anche un po' il dovere dei politici fare questo, non solo a livello, io non parlo adesso per il campo della Virtus, parlo in generale. Comunque devo dire che per Sanremo qualcosa per lo sport effettivamente vedo che si sta facendo, quindi sono contento. Essendo uomo di sport, sono contento. Certo, ecco, questa situazione dell'emergenza coronavirus, no? Io approfitto, che l'ho qua il mio ospite, vi ha un po' penalizzato, no? Anche a voi come società, come tutte le società dilettantistiche. Per forza, insomma, intanto sicuramente è un problema che va al di là del calcio, no? Quindi il calcio in questo periodo viene ovviamente in secondo ordine, per cui problema calcio c'è, ma non è il problema principale. Sicuramente, come tutte le società, aspettiamo che vengano tempi migliori per poter riprendere l'attività. Nel frattempo siamo completamente fermi, come giusto che sia, anche perché non siamo nemmeno in grado in questo momento, non avendo notizie su come procederà la stagione o come partiranno le prossime, non siamo nemmeno, come nessuno, in grado di poter pianificare quello che sarà il futuro. Quindi questo, Ecco, siamo alla finestra e aspettiamo. è fiducioso nella ripartenza dei campionati, anche se è un po' dura, no? Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti diceva il 17 maggio, ma per la Serie D. Per voi è un po' più dura. Io sinceramente, così, se devo dire il mio parere personale, penso che per quest'anno sia quasi impossibile. Addirittura sentivo che parlano della Serie A d'estate, la Serie A che ha strutture e capacità organizzative e gestionali sicuramente diverse da quella dei dilettanti. Quindi Certo. penso che il mondo dilettantistico se ne riparlerà dalla prossima stagione. Comunque, stiamo a vedere, cioè vediamo. Ecco, parliamo della Virtus Sanremo, no? Un progetto importante nato nel 2011, grazie a voi, alla famiglia Moroni, a suo papà Angelo, a Gianluca Moroni, a Massimiliano. Ecco, state andando avanti nel tempo, no? È un grande progetto, soprattutto a livello di settore giovanile, quello della Virtus. Beh, diciamo che non è mai bello dirsi bravi da soli, quindi no, io non sono quel tipo di persona. Certo che nelle nostre condizioni, con veramente disponibilità economiche limitatissime, a portare avanti, come abbiamo fatto in questi anni, questa società, devo dire che è una cosa positiva, indubbiamente. Però, detto questo, non bisogna mai guardare indietro, sempre avanti, pensare sempre come migliorare le cose, come potenziarle e cercare sempre di migliorare. Quindi ovviamente il nostro obiettivo non è quello di progredire con la prima squadra a categorie, magari se saliamo di una o due categorie ci può stare, saremo ovviamente contenti, però non è quello, anche perché a Sanremo chi deve fare il calcio vero è la Sanremese, questo lo sappiamo tutti. Però indubbiamente per quanto riguarda tutta la serie dell'attività giovanile siamo stati sempre a un buon livello. Anzi, ottimo, perché devo essere sincero, alcune attività anche agonistiche adesso di prima categoria di giovanissimi allievi che vanno avanti, tantissimi ragazzi arrivano dalle nostre società, quindi di questo siamo contenti. Ecco, Presidente, ti do del tu perché ci conosciamo da tanti anni, no? È Certamente. inutile nasconderlo. Sei stato tanti anni nella Sanremese, poi hai fatto anche Argentina. Ecco, come la vedi la situazione a Sanremo quest'anno? La Sanremese, io cioè, spero sempre che faccia bene, no? Ovviamente, ho fatto un sacco di anni nella Sanremese, sono sempre tifoso, quindi spero sempre che faccia bene. Indubbiamente nelle ultime 3-4 stagioni qualcosina è mancato, perché al di là l'anno scorso magari c'è stato Lecco che era fuori categoria, d'accordo, però devo dire che sinceramente negli ultimi 3-4 anni, se analizziamo la media punti,
è sempre stata piuttosto, insomma, non all'altezza di una vittoria di campionato. Nonostante ci siano state due stagioni, quella di quest'anno soprattutto, ma anche 2 anni fa con l'Albissola, che una media punti normale avrebbe potuto far vincere il campionato. Sicuramente qualcosa è mancato. Dire cosa non lo so perché io non vivo dal dentro lì, quindi parlare da fuori non è mai bello e non farò certo questo errore di parlare di cose che non conosco. Io auguro solo che riescano, magari il prossimo anno, chi lo sa, speriamo. Torniamo alla Virtus, no? E la Virtus ha questo progetto del settore giovanile, ok? Dove è uscito anche, mi viene in mente, il Cagliari, che sta facendo comunque una carriera abbastanza dignitosa, no? In Serie D, un ragazzo molto promettente, il Cagliari. Sì, Cagliari Mustafa è un ragazzo che Ma come avrebbe tanti potuto. altri, Luca, cioè adesso mi viene in mente in questo momento solo il Cagliari, però ci sono anche i due fratelli Vecchiotti, no? Sì, allora, diciamo che la Virtus negli ultimi, diciamo, è 8 anni che sta facendo il settore giovanile e quindi ragazzi, diciamo, che sono andati avanti doveva cominciare ad arrivare adesso, quindi se vogliamo essere sinceri. E il Cagliari è un ragazzo che sta facendo la Serie D, forse anche lui in questo momento ha perso qualche treno perché magari forse gli anni buoni per esplodere sono intorno a 19-20 anni. Oggi nel calcio moderno è vero che si gioca magari anche fino a 40, però se si vuole pensare di arrivare a certi livelli bisogna arrivarci subito. Qualcuno ci arriva anche dopo, sono pochi i casi, io glielo auguro perché Musta, oltre che un bravo giocatore, è un caro ragazzo e molto affezionato a noi. Io l'ho anche allenato negli anni precedenti, l'ha allenato mio padre, che l'ha scoperto lui perché l'ho visto che giocava alle Carmelitane, è andato a prenderlo dietro a giocare. Però diciamo che ci sono anche altri ragazzi che potevano, adesso vedremo, sai, il Quello calcio bello di oggi è prima lungo. squadra, Luca, scusami, avete fatto esordire tanti ragazzi giovani, no? Anche quest'anno, anche l'anno scorso, uno su tutti, Pastita, l'attaccante, no? Sì, Giovane, che segna pure. beh, sicuramente sono ragazzi che quando arrivano a 16-17 anni, ovviamente io gli auguro anche di arrivare di più, perché è vero che è una buona cosa a 16-17 anni giocare già in prima squadra, però la seconda categoria, ricordiamoci che è sempre la seconda categoria, quindi bisogna anche pensare, secondo me, anche un po' più in alto, c'è sempre poi tempo a scendere. Sicuramente Bastita è un buon giocatore, ma ce ne sono anche altri, Sì, anche altri, certo. E fra l'altro ce ne sono anche altri che potevano giocare e magari hanno voluto smettere. Io ne ho sempre due o tre qua nel cuore. Adesso non dico nomi per non fare contenti e scontenti, no? Però sai, da noi la politica è quella di farli giocare. E quindi magari questa cosa qui può portare frutti nel giro di 2 o 3 anni quando avremo un'ossatura completa composta da giovani che avranno campionati alle spalle. Magari saranno in grado anche di farci fare un salto o due di categoria. Ce Certo. l'auguriamo. Ecco, quanto ti ha dato in carriera, Mister Cicchero? Beh, Mister Cicchero è stato sicuramente determinante perché ovviamente io devo dire la verità, io sono uno che ha cercato sempre di prendere un po' da tutti e quindi ovviamente anche tanto da Luigi Cicchero. Luigi Cicchero io l'ho avuto prima ancora che come allenatore, l'ho avuto come compagno di squadra e era uno che già da giocatore tirava fuori tutto dai compagni di squadra e così ha fatto anche poi come allenatore. Diciamo che per paragonare, non so adesso magari se si può paragonare a qualche allenatore moderno, io poi in realtà i moderni di Serie A li conosco da lontano, dalla televisione, non è che li conosciamo di persona, quindi non vorrei fare paragoni, però è stato un allenatore che sicuramente tirava fuori tutto dai suoi giocatori, quindi da quel lato lì sicuramente. Ecco, l'ultima cosa sulla Virtus, puntate questa prima categoria, prossima stagione, perché siete sempre lì, no? Arrivate ai playoff a livello di prima squadra, ma poi non riuscite a fare quel salto. Manca qualcosina ancora, a livello di testa, magari? Beh, se non arriviamo sicuramente manca qualcosina, perché io non sono quelli, cioè la fortuna può succedere un anno, o la sfortuna anche, però se succede per 3-4 stagioni di seguito che arrivi lì e non ce la fai, qualcosa manca. Io credo anche di sapere cosa manca, no? E infatti stiamo lavorando per correggere questo. Poi vedremo se il campo ci darà ragione o no. Ecco, un'ultima cosa, come chiedo a tutti i miei ospiti, se mi mandi un messaggio, no? In questo momento difficile di emergenza coronavirus, tu sei un grande esempio di esperienza, soprattutto per i più giovani e per i tuoi ragazzi. Beh, guarda, io dico che tutte le situazioni della vita, tutti i tempi servono a qualcosa.
Anche quelli che sembrano magari più dolorosi, più tristi, se sono gestiti bene, sicuramente aiutano le persone a crescere. Quindi io dico a tutti quelli che sono a casa, visto che hanno del tempo, di non stare a guardare troppa televisione o troppa PlayStation. Magari ci sono anche, oltre tutte le fake news sui social, circolano invece anche dei documentari, delle cose importanti per cercare sempre di migliorarsi, anche a livello calcistico, attenzione. Però i ragazzi in questo momento hanno tanto tempo per studiare e possono Certo. portarsi avanti sulle materie dove magari sono indietro. Hanno anche tanto tempo per magari esercitarsi a casa. Io vedevo adesso i ragazzi che andavano di moda a fare questi, le chiamano challenge con la carta igienica. Sono, tra Sì. virgolette, scemate, però sono cose utili perché magari li Cosa tengono utile? attivi, attenti e possono magari anche migliorare, perché anche con un braccio di carta igienica la sensibilità del piede può migliorare. Comunque Quindi dobbiamo direi restare a che casa, assolutamente sì, e stando a casa fare però qualcosa di eh? Esatto. utile. Allora, grazie Presidente, innanzitutto di essere stato mio ospite. Abbiamo parlato di questa notizia importante per voi della Virtus Sanremo e spero di averti in un'altra occasione. Alla prossima, quindi. Ben volentieri, ti ringrazio. Ciao. Ciao.